parte del patrimonio culturale di Rutigliano. Nel PUT, piano urbanistico tematico territoriale di San Lorenzo, si legge che è stata eretta già nel XVI secolo, da diversi decenni abbandonata e completamente depredata. Ora, i problemi della chiesa di San Lorenzo oggi sono altri, sono forse più gravi, sono problemi strutturali attraversati da crepe profonde soprattutto sul lato nord. Anche il tetto versa in condizioni piuttosto critiche. Abbiamo fatto delle riprese aeree con un drone l'agosto scorso e si notano tegole sconnesse e piante infestanti che probabilmente ne stanno minando la stabilità. Nel 2015 la Giunta Comunale ha approvato un progetto di risanamento e recupero della chiesa di San Lorenzo, progetto da sottoporre a finanziamenti regionali. La chiesa di Sant'Apollinare invece è molto più antica, la sua fondazione è piuttosto incerta, la storiografia la data fra il IX e il X secolo d.C. Anche Sant'Apollinare in condizioni strutturali molto critiche. Sappiamo che qualche tempo fa c'è stata un'interlocuzione fra proprietario e comune di Rutigliano circa gli interventi da fare per mettere in sicurezza e ristrutturare Sant'Apollinare, interlocuzione che fino ad oggi non ha sortito granché. Ora, queste due chiese avrebbero davvero bisogno di interventi immediati per evitare il peggio, anche perché i tempi dei beni culturali strutturalmente precari non sono i tempi della politica. Il timore è che eventuali interventi strutturali su questi due beni possano arrivare a tempo scaduto.